confesso, la mia memoria evidentemente non è come la tua, che non ricordavo più che avesse cominciato con Traum, e vale la pena ricordare a chi non lo sapesse che Alexander Traum era un grandissimo scenografo, già molto anziano all'epoca, che aveva lavorato appunto con tutti i più grandi, ma dagli anni 30, quindi era legato a una concezione del cinema pesante, nel senso migliore della parola, da studio, da teatro in posa, un cinema dove c'era un controllo assoluto sulle scenografie, non c'erano appunto gli ambienti dal vero, un po' un bel vague che invece avete usato voi. Quindi è curiosissimo insomma questo accostamento. Praticamente Troia si è sentito che all'inizio lui pensava di costruire tutto, costruire sia l'appartamento che l'albergo, poi si è chiesto togliere l'appartamento perché è stato trovato al sesto piano, dove lì c'è tutta una, anche una cosa che noi abbiamo dovuto immaginare. Io non ho usato in tutto il film, e particolarmente l'appartamento, nessuna luce cinematografica dentro il set. Veniva tutto dall'esterno, oppure c'erano degli elementi originali, un lume nel set. Era abbastanza rivoluzionario, 1971-72 questo. Quando Sandro Troni si è visto che anche non poteva costruire l'albergo, in cui c'erano tutta una serie di immaginazioni che Marlon Brando, mentre passa, immagina quello che sta accadendo all'interno, dentro le stanze, Troni si è sentito che non aveva più senso per lui fare il film. Questa è un po' la storia vera. Senti, e appunto, l'hai appena detto tu, noi volevamo, come dire, portare l'inconscio sul volto dei personaggi, insomma, il film è molto crudo, i personaggi agiscono in base a logiche così molto istintive, molto primarie, c'è cioè molto sesso, per essere chiari fino in fondo, in ultimo tango. Ma dico, era semplice con un attore della statura anche della capricciosità, del potere di Marlon Brando, fu semplice girare quel tipo di storia, mettere in scena quelle situazioni. Ripeto che all'inizio alcuni miei colleghi mi dissero non fare questo film, perché Marlon Brando è un divo, per cui è abituato in America che se guarda qui c'è una voce che gli viene in viso, se guarda di qua c'è una voce che viene da qua, se guarda di qua gli viene una voce che viene da qua, perché è abituato a questo modo, non verrà mai all'alba o a fine tramonto perché sai come sono i divi. E io dissi, ma scusate signore, io guardando i film questo mi sembra una persona molto più intelligente di quello che voglio descrivere. Per cui accettiamo, diciamo, naturalmente questo rapporto. E invece devo dire che Marlo è stato straordinario, meraviglioso, non ha mai detto una cosa contraria, addirittura quando si faceva, sebbene avesse scritto nel contratto che non dovevano neanche chiedergli di fare un minuto di straordinario, all'epoca si girava in Francia con l'orario francese, da mezzogiorno alle 7 l'ultimo anno, se per caso stavamo girando una scena e non era finito, lui diceva altro momento, andava a prendere una bottiglia di liquore, eccetera, passava dai macchinisti agli elettricisti a dargli un bicchierino, dico, ragazzi